chiama mia moglie, c'ha due Jack Russell che fanno un casino incredibile. Di che sei del comune di Barasso. Barasso, dov'è Barasso? Varese, Ugo, Varese! Svegliati! Mamma, mamma, mamma! Chissà cosa sta pensando mentre io parlo. Ancora, so, Chiama mia moglie, come si chiama tua moglie? Non mi hai scritto come si chiama, ma ha scritto i nomi dei Jack Russell, ma non. Isa, io sono del comune di Barasso. Ma c'ha il comune Barasso? C'ha il comune. E signora, fanno casino i suoi cani. Sono cani piccoli, ma rompono come grandi. Signora mia. Io voglio fare il maresciallo canterino del comune. Dal detto del comune. Che anche abbaia non morde, signora, ma rompe i maroni, però. Pronto? È pronto il comune di Barasso, signora, per lei, la signora Isa Iannella? Sì. E senta, abbiamo delle segnalazioni, parecchie segnalazioni, dei suoi cani che abbaiano in continuazione. Ah, da parte di chi? Dei cittadini, signora. I cittadini? I cittadini? Sì. Hanno segnalato. Ma lei chi è, mi scusi? In che senso? Sto il comune di Barasso, no. Signora. Franco? Franco, è il mio nome? Ah. Yeah. Sì, no, no. Sì. Capire con ci conosciamo, parlando. No? Non lo so. Cioè, magari ci siamo incontrati da qualche parte. Io lavoro a Como. Allora sarà difficile. Ok. Ascolti, i miei cani sono due Russell. Di natura abbaiano. Cerchiamo di contenerli. Dovete silenziarli in qualche modo, signora. Cosa faccio? Il capolavoro di mettere mette il bavaglio. No, bavaglio, mancherebbe, signora, che bavaglio lei è il cane. Non bavaglio, no, però. Con la museruola abbaiano uguale. Come faccio a mettere la museruola? Che tra l'altro sarebbe anche, voglio dire, obbligatorio la museruola. Ma loro sono all'interno della mia proprietà privata, non escono mai. Ah, non escono mai. Ma abbaiano, come mai abbaiano in continuazione? Perché sono, guarda, non hanno l'acqua, magari non gli lascia l'acqua. No, ma che non hanno l'acqua? Sono da mangiare. No. Sono trattati come due figli, i nostri cani. Lo so. Trattateli da cani, magari abbaiano meno, non lo so. Purtroppo se lei va di documenta per dire, vedi che Jack Russell di natura sono fatti così. Sono fatti così. Piccoli, bassi, con le gambe corte, sì. Sì, esatto. Siccome noi abbiamo anche i vicini, non so, tagliano l'erba, appena sentono dei movimenti. Dei rumori, cominciano a abbaiare. I rumori loro abbaiano, cioè io mi rendo conto che io sono fuori al lavoro tutto il giorno, mio marito. Adesso vabbè, in disoccupazione, vabbè. Cerchiamo di contenerli. Ma suo marito che a casa non ci può giocare, magari li divide, le separa, insomma, se non fa niente suo marito. No, ma lui è presente. È presente. Ma loro abbaiano in continuazione. In default. Ma da chi è che ha ricevuto la segnalazione? Non posso fare i nomi, signora, però insomma i vicini, in buona sostanza. Vicini proprio quelli confinanti, diciamo. Quelli di destra, signora. I ragazzi. Ascolti, lei sa che questi due giovani nel periodo del Covid mi hanno mandato una lettera dall'avvocato perché le foglie del mio albero cadevano nella loro proprietà. No, veramente. Nel periodo del Covid mi hanno fatto scrivere dall'avvocato. Addirittura. Perché le foglie del mio sempreverde che ha confine con loro cadevano nella loro proprietà. Sono due giovani rampanti, sa come sono i giovani. Rampanti. Si abbaiano a vicenda questi. Esatto, ti rendi conto che loro hanno dei figli piccoli che fanno un casino della Madonna. Quando i bambini piccoli fanno un casino della Madonna, i miei cani. E abbaiano. Allora, io guarda, fossi lei, li farei abbaiare ancora di più. Li faccio abbaiare ancora di più. Non glielo posso dire, ma. Io ho dovuto segnalarglielo, insomma, però insomma. Va bene. Se no glieli lanci di là i cani così. Mordono i bambini, magari. Vabbè, grazie, arrivederci, grazie, signora. Arrivederci. Grazie. Ciao, arrivederci. Sono Franco Foglia del comune di Bassa. No, vabbè. Ma è anche simpatica tua moglie, cioè. È bellissimo, cioè. Mi ha raccontato tutti i cazzi suoi, cioè, tutti. Ci ha creduto, pensavo fosse veramente il comune di Bassa. Barasso, lì come si chiama? Barasso. Bellissimo. I vicini, sa cosa mi hanno fatto i vicini? Volevo dire. Cosa le hanno fatto i vicini?